Giampaolo Varchetta, presidente Marea, qui stasera a Tibiz Conference per parlare della sua esperienza e dell'esperienza di cui si occupa appunto Marea. Stasera, oltre a presentare Marea, che è un laboratorio pubblico-privato e si occupa di ricerca nel settore dei materiali avanzati, racchiudendo le competenze del CNR, l'Università di Napoli e di alcune imprese della regione Campania che operano in questo settore. Abbiamo parlato delle nostre esperienze professionali, delle imprese che racchiudiamo e dei nostri obiettivi all'estero. Abbiamo un importante e ambizioso programma di crescita all'estero, già abbiamo fatto dei contratti con l'Università di Pechino, con altri soggetti negli Emirati Arabi, e proprio stasera abbiamo, in occasione del Technology Biz, abbiamo moderato una conference call col Kuwait, è stato il primo intervento di questa sera. Insomma, ci occupiamo noi di internazionalizzazione. Quindi abbiamo da dire, insomma, da fare. Ecco, lei oggi ha tenuto anche un seminario per quanto riguarda le opportunità di sviluppo internazionale nell'ambito agroalimentare nell'ottica della programmazione europea 2014-2020, se ce ne vuole parlare anche brevemente. Ecco, l'ambito agroalimentare in più unito a quello dei materiali avanzati significa packaging, che, e quindi noi siamo un laboratorio pubblicato molto molto specifico, seguiamo quindi le esigenze delle aziende che producono materiali, che producono packaging e che utilizzano il packaging, quindi siamo abbastanza trasversali. Ed è una filiera molto ricca in Italia, molto ricca nel Mediterraneo. Quello che abbiamo fatto stasera, abbiamo sottoscritto un contratto con i nostri gemelli della regione Sicilia, ossia il distretto agro biopesca, si chiama così, della regione Sicilia, e lì in Sicilia è la filiera economica più importante, mentre da noi c'è l'automotive, l'aerospace, altre in Sicilia sono più grosse della filiera. Quindi noi stiamo mettendo in rete Campania, Sicilia, c'era anche un aggregato calabrese, l'Infa, le aree di convergenza dell'Italia del Sud, proprio perché il nostro obiettivo è essere interlocutori del Ministero unici, senza frammentarci in regioni, e per dire la nostra nel processo di concertazione di utilizzo dei fondi strutturali 2014-20. Abbiamo anche in apertura una sede a Bruxelles per discutere dei programmi a gestione diretta, The Horizon 2020 e altro lì a Bruxelles. Abbiamo intenzione di pungolare il Ministero e anche la Regione Campania. Insomma, noi aggreghiamo non solo per utilizzare i fondi pubblici con cui siamo nati, ma per partire e farci sentire come utilizzare i prossimi fondi da stanziare.